Il 1° maggio è la festa del lavoro, no? Riconquistare attraverso il lavoro una dignità, e la fase che stanno vivendo questi lavoratori, drammatica mi verrebbe da dire, è quanto di meno ci si potrebbe aspettare da quello che prevede i principi della nostra Costituzione. Festa dei lavoratori di presidio nel segno della FIMER, l'azienda valdarnese, simbolo delle lotte del 1° maggio, una manifestazione di vicinanza ai lavoratori nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini. L'idea era quella di associare la festa dei lavoratori a una grande vertenza come la FIMER, sperando di poter far tutti un sospiro di sollievo e che arrivi la notizia che la proprietà ha accettato l'offerta. A rischio il futuro di 280 dipendenti appeso alla decisione del Tribunale di Arezzo. Praticamente ci siamo trovati da lavorare a non avere più un lavoro e non avere neanche più un reddito, neanche più uno stipendio. Chi fra mutui e storie varie è dura arrivare a fine mese. Segnata in rosso sul calendario la data del 3 maggio, in programma l'udienza per la revoca del concordato preventivo dopo l'ultimatum dei giudici ai vertici dell'azienda sull'opzione dell'unico acquirente rimasto in campo, Greybull, del gruppo McLaren. In assenza di risposte certe si aprirà l'anticamera del fallimento. Anche perché c'è una responsabilità nei confronti di questi lavoratori che hanno penato tanto per arrivare a questo momento, ora si ritrovano anche senza stipendio. E soprattutto per le prospettive, perché c'è da pagare dei fornitori, e i fornitori non sono multinazionali, sono altre aziende del territorio con altri lavoratori che sono in questa situazione di incertezza assoluta. A sostenere i lavoratori della FIMER oggi anche quelli della GKN. Non vorremmo che anche loro facessero la nostra stessa fine.